Qua non c'è nessuno. Oh cacchio, questo posto. Oh wow. Ok, posso bere un po' d'acqua? Distributore d'acqua, ne prendi un bicchiere? Sì. Hai preso un bicchiere d'acqua. Dai, posso berlo subito? Residuo canino? Aspetta, 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 questo cos'è? Residuo canino. Canoggetto, piatti sporchi che un cane non ha lavato. Posso usarli? Hai usato il residuo canino. Il resto del tuo inventario è riempito di residuo canino. Oh mio Dio, seriamente. Oh mio Dio. Posso. Residuo canino. Hai finito di usarlo. Un'atmosfera sgradevole riempie la stanza. Oh mio Dio, seriamente. Ah, lascia! È stato buttato via. Ah, basta che facevo così, porco Giuda. Lascia, a meno che non posso. Mi sa che me ne tengo uno, va per sicurezza. Non so se serve. Però preferisco tenermi gli slot vuoti per magari altre armi, eccetera, eccetera. Ok, dai, andiamo avanti. C'ho il bicchiere d'acqua in mano, ma. Oh, è sparito. L'acqua è evaporata per il caldo. Anche il bicchiere è evaporato. Porco Giuda, io come cacchio faccio ad essere ancora vivo? Allora, salviamo. Ed è uno strano laboratorio in un posto come questo. Ti riempie di determinazione. A posto. Ok. Qua ci sono due tizi. Sembrano molto aggressivi. Questo non dice niente. Scusa, Undyne ci ha tipo detto che c'era di sicuro un umano nei dintorni. Ah, quindi tipo noi guardie reali stiamo bloccando gli ascensori per ora. Anche se comunque gli ascensori non funzionano, ci impegneremo, Miss Undyne. Credo sia leggermente morta. Tu cosa sei? Tra la la, sono l'uomo del fiume. O forse sono la donna del fiume. Non che importi molto. Mi piace girare in barca. Vuoi unirti a me? Sali sulla barca? No, aspetta. Sarà la prossima volta. Forse no. Non che importi molto. Aspetta, perché mi ricordo c'era un posto simile che era molto, molto indietro. Ma che cacchio? Aspetta, aspetta, aspetta. Però aspetta, aspetta, voglio vedere assunto, sono curioso. Salgo con te in barca, dai. Vai, fammi una prova. Dove andremo oggi? Nevischio. Ah, vedi? Ok, no, 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 allora. No, no, ho cambiato idea, ho cambiato idea. Oh, porco Giuda. No! Aspetta, no, forse posso tornare indietro comunque. Che figata, però. Tra l'altro, dei ragni, il cibo preferito. Sono loro stessi, garantito. Ok. Questo era il posto che vi dicevo prima, infatti. Spero proprio che lei tornerà. Tra la la. Rimani qua, frate, per favore, perché. Vedi? Questo è il negozio. Sì, a sto punto uso lo scrigno e mi prendo il cibo astronauta e questo, così posso continuare a curarmi se serve. Vabbè, torniamo di là per cortesia perché vorrei andare a vedere quel laboratorio. Sali sulla barca. Yes. Dove andremo oggi? Rova in terra. Allora si parte. Let's go. Oh? Porco cane. Oh mio Dio. Sì. Tra la la. Dei temmie e posso il luogo. La stanza prima che della lanterna si spenga il fuoco. Ah sì, è vero. Devo trovare quel cacchio di villaggio ancora. Perché là posso vendere alcune cose, mi sa. Grazie, bro. Prima sta barca non era così, comunque. Spero proprio che lei tornerà. Tra la la. Dai. Per adesso no, però magari più in là tornerò. Guarda, risalviamo al volissimo di nuovo. Così mi tiene quei due oggetti che ho raccolto. E detto questo, andiamo in questo laboratorio. Che ca. Oh, ok. Non è per niente inquietante quel coso. Sei tu? Mi sa proprio di sì. È troppo buio per vedere vicino alle pareti. Un frigo. Troppo buio per vedere vicino alle pareti. Vabbè, niente, non. Ok, non posso interagire con niente, praticamente. Che è successo, mo? Salve! Oh! Piacere. Non voglio ucciderti anche a te, per cortesia. Non. Mio Dio. Non mi aspettavo che arrivassi così presto. Ah! Non mi sono lavata, sono vestita male, è tutto in disordine e. Bro, io manco te conosco. Buondì, sono la dottoressa Alphys.
Ah, ecco chi sei, ok. Sono la scienziata reale di Asgore, ok. Ma non sono una dei tizi cattivi. Ah, buono a sapersi. In effetti, da quando sei uscito dalle rovine, io ho osservato il tuo viaggio tramite la mia console. Le tue battaglie, le tue amicizie, tutto. All'inizio volevo fermarti, ma guardare qualcuno da uno schermo ti fa davvero tifare per lui. Grazie! Quindi, ah, ora voglio aiutarti. Con la mia conoscenza posso facilmente guidarti a Roventerra. Conosco una strada diretta per il castello di Asgore. Dai! Beh, in effetti, c'è solo un minuscolo problemino. Tempo fa ho costruito un robot chiamato Mettaton. Originariamente l'avevo costruito per essere un robot da spettacolo. Sai, tipo una stella televisiva robotica o qualcosa di simile. Comunque, di recente ho deciso di renderlo più utile. Sai, giusto qualche piccola e pratica aggiustatina. Qualcosa come funzionalità da battaglia antiumano. Ovviamente, vedendoti arrivare, ho subito deciso che dovevo rimuovere quelle funzionalità. Sfortunatamente potrei aver fatto un erroruccio microscopico nel lavoro e ora è un'inarrestabile macchina assassina con sete di sangue umano, niente. Ma porca miseria. Ma con un po' di fortuna non lo incontreremo. Vabbè, se lo incontriamo lo distruggo, non ti preoccupare. Che è successo? Oh, cacchio, sta qua? Hai sentito qualcosa? Eh già, mi sa che è il tuo robot, caro mio. O cara mia. Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh no. Eccola. Siamo morti? Oh sì, benvenute bellezze. Eccolo, al quiz show di oggi. Ma che ca... Posso confermare che sarà uno show fantastico. Tutti quanti fate un caloroso applauso al nostro fantastico concorrente. Sono io? Grazie. È la tua prima volta, tesoro? Nessun problema, è semplice. C'è solo una regola. Rispondi correttamente oppure muori. Oh, cacchio. Ok. Mettaton ti sta attaccando. Lo posso distruggere direttamente? Però non voglio uccidere la dottoressa. Aspetta, aspetta, aspetta. Ti sta attaccando. Io vorrei distruggere il robot, ma risparmiare la professoressa. Perché la professoressa non mi ha fatto niente di male. Io provo ad attaccare. Vediamo un po'. Oh, cacchio. Iniziamo una domanda facile. Qual è il premio? Oh mio Dio, qual è il premio se risponde correttamente? Cosa? Oh mio Dio, altre domande. Giusto, sembra che tu capisca. Ah, ok. Quiz show continua. Continua ad attaccarlo? Niente. Ecco il tuo magnifico premio. Qual è il nome completo del re? Oh porco cane. Ah, Asgore Dremur. Dai, risposta magnifica, grazie. Ma forse devo agire? Piangi, mettiamoci a piangere, perché no? Fingere è contro le regole. Adesso basta parlare di te, ora tocca a me. Oh oh, di cosa sono fatti i robot? Oh mio Dio, metallo e magia? Ok. Questo continua. Continua a piangere? Osserva. Attacco 30, difesa 255. Il suo corpo metallico lo rende invulnerabile agli attacchi. E quindi come cacchio faccio? Ecco un'altra facile. Ma che cacchio! Oh mio Dio! Oh mamma mia! A caso, questa! Oh cavolo, oh cavolo! Oh cavolo! Risparmia? Non contare sulla tua vittoria! Quante mosche ci sono in questo barattolo? Seriamente? Ah, aspetta! La dottoressa mi sta aiutando! Quella è la lettera A! Oh mio Dio, ok, la dottoressa mi sta aiutando, ok, mi sono accorto adesso. Ah, io a questo punto lo attacco. Anche se non serve una mazza. Facciamo un gioco di memoria. Che mostro è questo? È una rana. D. No, no, aspetta. Crackrana. Oh cacchio. Ah, ok, no, no, okay, no, perché la dottoressa mi ha detto D. Però la faccia mi sembrava crackrana. Però a quanto pare, ok, devo dare retta alla professoressa. Oh mio Dio. Sì, mi sta prendendo un giro sto cacchio di robot, quindi. Allora, baceresti un fantasma? Cosa?
Cosa? Ah, il tempo sta aumentando. C. Ottima risposta, la adoro. Dai, il quiz show continua. Io intanto mi curo. Gelieto. Recupero 15 PS, dai. Ecco, è una semplice. Quante lettere ci sono nel nome Metaton? C. Ok, lei dice C. Ovvio che era facile per te. Grazie. Grazie mille, professoressa, più che altro. No, professoressa, scusate, dottoressa. O scienziata. Ancora non ho capito. Allora, lotta. Nuovo attacchiamo. Momento di dare fuori attività pesante. Vedete in simulator. Oh mio Dio, c'è il profilo di Mimo. Oh, questa la so, è gelato alla lumaca. Nel quarto capitolo vanno... Oh mio Dio. Dating, ok, ma non riesco a leggere tutto quello. Che è successo? Alphys, Alphys, Alphys. Non sarai mica aiutando il nostro concorrente, vero? No, no, me l'avresti dovuto dire. Farò una domanda di cui sicuramente sai la risposta. Per chi ha una cotta dottoressa Alphys? Oh cavolo, l'umano? No, non lo so. Oh mio Dio, Undyne, Asgore, oh mio Dio. Lei mi dice, non lo so. Corretto. Ah, ok. La dottoressa Alphys ha una cotta per l'ignoto. Ma che cacchio? Vedi, Alphys crede che ci sia qualcuno là fuori, qualcuno che la osservi. Qualcuno che le trovi sia carino e interessante. Salve persona teorica. Ti piace la dottoressa Alphys. Peccato che tu non esista. Audio di risata desiori. Ok. Ehi, ho fatto ricerche su questo. Ci sono universi alternativi là fuori. Un giorno forse potrei incontrarlo. Hai detto la stessa antica cosa riguardo a Mew Mew Kissy Cutie. Ma ti concederò il beneficio del dubbio. Persona, se tu sei là fuori, che ne dici di darci un segno proprio ora? Oh, questo risolve la questione, non credi? Ok, bro, l'interazione che ti aiuta, lo show non ha un'atmosfera drammatica. Non possiamo andare avanti così. Ma, questa era solo la prima puntata. Nella prossima, più drammi, più storie d'amore, più spargimenti di sangue. Alla prossima, tesori. Va bene. Beh, è stato sicuramente interessante. Sì, molto interessante, infatti. Aspetta, aspetta. Che è successo? Lascia che ti dia il mio numero di telefono. Così, magari, se ti serve aiuto, potrei... Ah, ma forse c'è una cotta per me. Dove hai preso questo cellulare? È tipo vecchissimo. Non puoi nemmeno messaggiare. Aspetta un secondo, per favore. Ecco, l'ho migliorato un po'. Grazie, puoi messaggiare, gestire oggetti, ho messo un portachiavi, grazie. Ti ho anche registrato nel social network numero 1 del sottosuolo. Ora siamo ufficialmente amici. Dai! Vado un attimo in bagno. Ma che cacchio. Ok, quindi ho un cellulare migliore adesso. Telefono di Dory, telefono di Papyrus, scatola dimensionale A, scatola dimensionale B. Che è sta roba? Oh, ah, vedi? Perfetto. Aspetta, però la B cos'è? Ah, c'ho due casse, dai. E ti vedo, cara, stai là dentro. Non so cosa stai facendo, ma i piedi gialli vanno avanti e indietro. Indietro alla porta. È il simbolo di una toilette. Ok. Allora, mi sa che devo andare di qua però, perché c'è questa che va verso lì. Oh cacchio. Ok, quanto pare andiamo qua. Che succede qua? Oh mamma mia. Da questa strana macchia goccia della melma rosa. Qua ci sono vari libri. Tutti questi libri sono diventati storia umana. Leggi uno, non far... Ma sì, va. Sfogli un libro, è un fumetto. Un crudele androide corre verso una scuola con un tos in bocca. Sembra in ritardo. Non ti sembra molto accurato. Ma che cacchio. Allora, questo che è? Sembra il tavolo da lavoro di Alphys. È impolverato. Ok. Guardaroba è pieno di camici sporchi. C'è un unico vestito pulito. Ci sono delle lettere da vari mostri. Cracrana, Ghiacci, Candutola. Sono ancora chiuse. Questo che è? Un'invenzione incredibile.
Quando non è in uso, questo letto si piega in una scatola facilissima da disegnare? Facilissima da disegnare, sì. Questo è Robot, un poster promozionale per la premiere di Metadon in TV. Su un lembo c'è scritto grazie per aver realizzato i miei sogni. Oh, dai! Ok, andiamo avanti verso destra, direi. Alphys è sparita, forse è andata di qua. Siamo usciti dalla lab. Allora, Alphys ha pubblicato uno stato, appena accorta che non ho visto Undyne versus l'umano. Ah. Sì, ok, qui Alphys ha pubblicato uno stato. Beh, tanto è imbattibile, glielo chiederò dopo. Sì, ok. Ma mo' mi arrivano tutte le notifiche, oh mio Dio. Per ora devo chiamare l'umano per fare da guida. Ok, vai, aspetto una tua chiamata. Credo. Oh mio Dio, che è sto posto? Questa va al contrario, quindi direi andare... Che è successo? Ah, un mostro? Yes. Cara, mi dispiace, ma prima te levi, prima vado, dai. 70 PE e un bel po' di oro. Oh, porco cane. Ok, restiamo qui. Ok. Ah, c'ho una sensazione che questo sarà un... uno dei... Oh, aveva pubblicato uno stato, chiamerò a minuti. Va bene. Questo sarà, mi sa, uno degli indovinelli. Cioè dovrò... infatti, porca miseria. Allora, proviamo qua. Oh mio Dio. Ok, fino a mo' tutto ok. Andiamo avanti. Oh, ottimo, salviamo. Ingranaggio riempie determinazione. Dai, a posto. Siamo a livello 10, porca miseria. Alfio, problema allo stato. Odio usare il telefono, non voglio farlo. Mao, aspetta, famo così. Chiamiamola noi. Vediamo un po'. Come non detto, non c'ho il suo numero. Niente. Questo che è? Oh, porco cane, aspetta. Che è successo? Un altro mostro? Ma che cacchio? Non facciamo domande. Oh, quasi. Levati di torno. Sì, basta. Oh mio Dio, mi sta bombardando. Ma che cacchio. Ok, levati dalle scatole, please. Grazie. Oh, wow. Ok. Ah, era un coniglio sopra un aereo, va bene. Allora, qua non c'è niente. Vai, andiamo di qua. Mi farà saltare? Ok, sì. E di qua. Oh mio Dio. È da 5 minuti che ho l'unghia sull'ultima cifra. Oh mio Dio. Lo sto per fare, sto davvero per... Sto davvero per chiamare. Chiama Alphys, basta che... Non so cosa sta... Ecco qua, ce l'ha fatta. Clic. Chiunque fosse, ha riattaccato prima che tu rispondessi. Ma porco Giuda. Aspetta, torniamo di qua a destra perché mi sa che c'era una cosa qua da vedere, credo. Ah sì, ecco, qua a destra. Vediamo un po'. O forse niente. Ah no, qua sotto. Oh mio Dio. Ah, là c'è una pentola, attenzione. Ce l'ho fatta. È un'arma? C'è una padella a terra. Lo prendi? Eh sì, mi sa che è proprio un'arma. Allora, vediamo un po'. Oggetto, padella bruciata. Info. Attacco 10. Dai, piuttosto costante, i consumabili curano più 4 PS. Dai! Allora, aspetta, equipaggio quella, va. Padella bruciata, usa. Dai. E a sto punto rimettiamo... Ecco qua, rimettiamo queste qua dentro. E... Basta, no, il resto me lo tengo. Residuo canino a sto punto lo mettiamo qua. Allora, torniamo indietro. Ok. Vediamo cosa c'è qua a destra a sto punto. Ma mi sa niente, infatti. Ok. Torniamo di sopra. Quasi quasi. Mo vorrei provarla però quell'arma. Vediamo se incontro magari qualche mostro. Allora. Ecco, sta richiamando? Ah, ciao. Quindi il laser blu... voglio dire, qui Alphys. Ciao. I laser blu non ti danneggeranno se starai fermo. Quelli arancio dovrai muoverti e loro... loro non... passa attraverso quelli. Ok, ciao. Grazie, cara. Però stai tranquilla, non stare in ansia. Ha pubblicato uno stato. Oh my god, l'ho fatto. Le unghie non tremavano così da quando Undyne mi ha chiamata per chiedermi del clima. Niente. Allora, quelli arancioni ci devo passare attraverso. Quelli blu devo star fermo. Alphys ha pubblicato uno stato. Aspetta, non c'è un clima qua giù. Perché mi ha chiamata? Niente. Fermo, ok. Calma. Oh mio Dio. Ok, calma, calma, calma. Ok. Oh mio Dio. Ok, via. Fermo. Oh porca miseria. No, dai.
Ok, calma, calma, calma. Ok, perfetto. Questo che è? È un interruttore. Premilo, vai. Se no disattivati. Oh, ok. È un po' inutile adesso, però, scialla. Alfie sta pubblicando uno stato. Oh mio Dio, ho dimenticato di spiegare dove deve andare. Cioè, non sto andando nella direzione giusta? Immi carina di me. È una foto di un cestino con applicati molti filtri rosa e glitterati. Ma che cacchio. Ciao cara, qui Alfis. La porta a nord sarà bloccata finché tu non risolverai il puzzle di destra e sinistra. Io penso che tu debba andare prima verso destra. Va bene, andiamo verso destra. Vai. Ok. Ma che cacchio? Salve. La strada per il lavoro era bloccata, così mi sono visto lo show di Metadon. Gli effetti speciali oggi erano spettacolari, quell'umano sembrava reale. Metadon? Sì, è la star più famosa di tutto il sottosuolo. Il suo fan club avrà almeno due, no, tre dozzine di membri. Dai, Alfis ha pubblicato uno stato, chissà se sarebbe noioso se spiegassi il puzzle. Non so, cara. Dimmi cosa devo fare, però. Ok, questo è il puzzle, credo. Salve, volpe strana. La porta che conduce al... Ah no, sei un gatto? No, forse è un gatto. La porta che conduce alla prossima area è chiusa? Quindi ho provato il puzzle, continuavo a finire le munizioni e continuavo a ripartire. I miei due colleghi non mi aiutano, sembra che non vogliono andare al lavoro. E va bene, spara alla nave nemica, sposta le scatole per completare la missione. Ok, proviamo. Oh, che cacchio? Credo... Ah, ho capito, credo. Aspetta, credo di dover lasciare... libero quel passaggio in mezzo, no? Non sto capendo. Oh cacchio. Ah, ho capito. Ok, ce l'ho fatta. Adesso ho capito. Wow, l'hai risolto? Sono sbalordito. Devi essere tipo uno di quei nerd assurdi. Bro, era... Vabbè. Allora, quindi quello l'abbiamo risolto. Mo devo andare prima a sinistra, no? Per aver detto destra, sinistra e poi... E poi sopra. Alfis, eccomi. Quel laser blu sembra proprio che tu non possa passare, ma in quanto scienziata reale ho qualche asso nella manica. Aggregherò il database dei laser di Roventerra e lo disattiverò. Clic. Dai, grazie. Voi che ci avete da di? Stavamo andando in giro quando di colpo un botto di puzzle si sono riavviati a caso. È un bel problema. Spacca, ora dovremmo per forza saltare le lezioni. Ah, questa invece è una scuola, ok. Finalmente qualcuno ha spento quel laser. Ora che siamo liberi, penso che staremo qui e basta. Allora, oh cavolo. Spara la nave nemica, sposta le scatole per completare la missione. Ok, identico a quell'altro. Uso sempre due colpi però. Allora, vediamo un po'. Due li piazzo qua. Uno qua. Aspetta. Ecco, uno e due. Let's go. Dai, a posto? E mo andiamo avanti. E via. Sto a posto? Yes! Let's go! So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being